Io cercherò molto brevemente di spiegarvi quelli che sono le competenze, gli organi e come lavora la Lega Nord all'interno della giunta provinciale. Come sapete sono stato eletto consigliere provinciale nel giugno 2009 e da allora opero, si può dire, quotidianamente sia con gli altri consiglieri, sia con la giunta, ma soprattutto con la presidente Gianna Gancia, alla quale veramente vorrei dedicare un applauso a lei, perché non può essere posto con noi. Io partirei da qualche dato oggettivo della nostra provincia, la provincia grande. Grande perché è veramente un territorio vasto, basti pensare, sono più di 250 comuni, sono più di 3.800 km di strade di competenza provinciale. È un organo con oltre 760 dipendenti e quindi è una macchina pubblica veramente complessa, difficile da gestire, però lo stiamo facendo e lo stiamo facendo anche bene. Basti pensare a una cosa, per rendervi un'idea, la provincia di Cuneo è più grande di certe regioni, per esempio della regione di Liguria, la provincia è più grande di certe regioni. Per esempio la nostra provincia conta 252 comuni, mentre un esempio la provincia di Prato conta 6 comuni. Quindi si vedono qui veramente in termini di grandezza, di chilometri quadrati, quanto è vasta la nostra provincia. Il che oltretutto la nostra provincia ha 2/3 del territorio è montano. La provincia è composta, come detto prima anche il video, da 3 organi: presidente, giunta provinciale, consiglio provinciale. Ci sono poi ancora le commissioni, dove lì che veramente noi consiglieri cerchiamo di dibattere e di arrivare a delle soluzioni, delle proposte che poi verranno esaminate nel consiglio. La giunta provinciale è nominata dalla presidente, nel nostro caso Gianna Gancia. Noi come Lega Nord abbiamo 3 consiglieri, 3 assessori: Mellano, Mantini e Isaia. sono sicuro che mi perdonerà. Poi abbiamo consiglieri. Consiglieri siamo in 8 noi. Siamo 8 consiglieri, io sono stato nominato capogruppo, avevo ancora 25 anni quando sono stato nominato capogruppo, adesso beh, sono 27. No, sono ancora capogruppo, per ora sì, forse da domani non più, perché Stefano forse è. E tutti insieme noi cerchiamo appunto di, noi consiglieri abbiamo il compito di dare il nostro indirizzo politico e di supervisione amministrativa degli atti del consiglio. Della giunta, perdonate. La giunta invece cerca veramente di deliberare, di prendere delle decisioni, che queste decisioni avranno delle ripercussioni su tutto il territorio e su tutti noi abitanti. Per esempio, una cosa che è stata fatta dalla nostra presidente, la Gianna Gancia, con collaborazione con l'assessore al bilancio, è stata la riduzione del debito. La riduzione del debito che è importantissimo, perché di noi gravava, e grava ancora ora, tuttora, un debito altissimo. La Presidente, con degli atti, con una coraggio, con il lavoro di tutti i giorni, è riuscita a invertire il trend e questo debito poco per volta sta scendendo. La Presidente della provincia è stata eletta con un sistema elettorale maggioritario, è stata eletta con il 54% dei voti, quindi al primo turno. Se non avesse superato il 50% dei voti si sarebbe andato al ballottaggio. Il ballottaggio tra coloro, i primi due, che hanno preso il maggior voti in termini percentuali. Poi, il sistema, la Presidente a quel punto nomina la Giunta. La Giunta non necessariamente deve essere consiglieri che vengono eletti durante il voto. Per esempio, noi abbiamo avuto per oltre un anno e mezzo l'assessore al bilancio Maurizio Delfino, che
grande Stefano, che però tutti noi dobbiamo ringraziare perché veramente ha cercato di mettere ordine e mettere mano ai conti della provincia, e vi assicuro che non è stato facile. Abbiamo poi 7 commissioni, che sono la commissione bilancio, commissione lavori pubblici, la commissione ambiente, la commissione lavoro, commissione scolastica, commissione agricoltura e la commissione montagna, dove fanno parte i componenti, sono i membri che sono i consiglieri, in base a quanto il partito pesa all'interno del proprio consiglio provinciale. In queste commissioni si cerca di veramente di arrivare a delle decisioni che poi vengono portate in consiglio, il quale consiglio o le prova, oppure di solito prova, oppure le bocce, e poi dopo la giunta sarà poi veramente l'organo dove esecutivo, dove vengono prese queste decisioni e vengono deliberate. Un compito fondamentale della provincia sono i lavori pubblici. Io vorrei ricordare una cosa molto importante. Nel 2011 partiranno i cantieri per il tunnel del Tenna, e questa è una cosa importantissima, un risultato portato a casa dalla nostra Presidente e da tutti noi. Una cosa fondamentale perché collega appunto il Piemonte con la Liguria per poi passare in Francia e così. Un'altra cosa molto importante è che nel 2011 aprirà un altro cantiere, un altro tratto dell'autostrada Asti-Cuneo, che è il tratto che va da Santa Banastura a Ronchi. E questa è veramente un'opera fondamentale, perché così il nostro capoluogo Cuneo sarà collegato alla rete autostradale nazionale. E questo è fondamentale perché per lo sviluppo del territorio, per le nostre piccole e medie imprese, per il tessuto produttivo della nostra area, l'autostrada è una cosa fondamentale. A breve, un'altra notizia, la provincia sceglierà quale tracciato fare per l'ampliamento, oppure un altro tracciato nuovo riguardo la strada Saluzzo-Savigliano, una strada importantissima, perché anche lì collega la bassa provincia con i nostri territori, con l'autostrada anche lì e con il territorio albese. Dimenticavo di dirvi alcune cose perché non me sono scritto, volevo fare un discorso braccio e non è facile, lo assicuro. La provincia non ha potere legislativo e non ha entrate proprie se non tre, che sono l'IPT, l'imposta provinciale di trascrizione, quella che ognuno di noi paga al momento che acquista un'automobile oppure camion o comunque un mezzo, poi una parte dell'RC auto, poi una parte dell'addizionale sull'energia elettrica. Queste sono le tre entrate proprie della provincia. Tutto il resto sono fondi trasferiti dalla regione e dallo Stato. Dalla regione sono importantissimi perché per esempio nel piano Nodi c'è appunto, ci sono i soldi per finanziare un'opera come può essere la Saluzzo-Savigliano, adeguamento oppure una nuova strada, oppure la tangenziale di Genova, per esempio. Sono soldi che vengono trasferiti dalla regione alla provincia. La provincia ha poi il compito di progettare e scegliere quelli che sono i tracciati migliori. Noi ogni giorno cerchiamo di. Noi leghisti, consiglieri, presidente ed assessore cerchiamo di ispirarci a quelle che sono le idee del nostro movimento, la Lega Nord, cercando sempre di portare avanti le istanze dei cittadini e cercando con tutti i mezzi possibili di poterli risolvere, non sempre possibile, ma buone volte sì. Noi abbiamo un capo ispiratore che è Umberto Bossi e ogni giorno dobbiamo ricordarci sempre di cosa dice lui.